Si chiama Kaitlyn Jensen, è una donna di 28 anni di età della Georgia, negli Stati Uniti d'America. E la donna purtroppo è rimasta paralizzata in seguito a un trattamento al collo praticato dal chiropratico. Non è capace di parlare e non è capace di deambulare, quindi camminare, non riesce addirittura a respirare in maniera autonoma, grazie ad una seduta dal chiropratico che purtroppo è andata piuttosto male. Si è presa una bella laurea, si è rivolta a uno specialista che l'andasse ad aiutare per rilassarsi dopo un periodo di studio piuttosto forte, studio matto e disperatissimo, come disse il buon Leopardi, no? Che purtroppo l'ha piuttosto debilitata. Ma l'ultima seduta è stata veramente devastante, infatti la ragazza ha avuto problemi su problemi, la corsa in ospedale per cercare di capire quello che era accaduto. La diagnosi è stata la diagnosi spiazzante, paralisi del suo corpo. Resta paralizzata proprio al collo e è subentrata addirittura un ictus. C'è stato un leggero recupero grazie anche ai medici e quindi ai dottori che in maniera collaborativa hanno lavorato tra di loro e in maniera, diciamo così, paritaria ed egualitaria, si sono messi in condizione di aiutarla per quanto possibile. Ma non è stato semplice, non è stato così, diciamo così, facile, ripeto di nuovo. Tanto che la donna ha registrato questo problema relativo a paralisi, poi a ictus, quindi due belle grane piuttosto forti. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Sono Carlo Adriano, Natura Italiana.